Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 5 aprile, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, versetti dall'1 al 14. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono, salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Il Vangelo di oggi, il quarto giorno dell'ottava di Pasqua, è ambientato in Galilea. Gesù risorto aveva inviato le donne a riferire che li avrebbe preceduti in Galilea e quindi sarebbero dovuti tornare sulle rive di quel lago in cui tutto cominciò per loro. Ecco dunque che sulle rive di questo lago troviamo Pietro, con lui anche Tommaso, Natanaele, Giovanni e Giacomo, che cercano di tornare alla vita del passato, come se non fosse successo nulla. Assomigliano un pochino ai discepoli diretti verso Emmaus, questi apostoli che tornano indietro. Tornate in Galilea perché avevano ascoltato giustamente l'invito che il risorto aveva loro inviato attraverso le donne. Questi cinque apostoli decidono però di riprendere la vita di prima, la loro professione e la loro attività. Per 3 anni della loro vita avevano lasciato questa attività e ora, visto che il maestro non c'era più e quindi non aveva più bisogno di loro, secondo loro, avevano pensato di riprendere da dove avevano lasciato il loro lavoro. Quante volte anche noi, no? Pensiamo che certe situazioni, anche quelle belle, certe esperienze forti che abbiamo vissuto, anche seguendo il Signore, in ascolto della sua volontà, magari noi ci diciamo: beh, sono cose passate. E oggi ci si trova a vivere altro, ciò che è passato non riguarda più il nostro presente e si fa sempre più difficile vivere questo presente man mano che passano gli anni e queste belle esperienze vissute diventano sempre più passate. È come se ci diciamo che bisogna farsene una ragione, cerchiamo di riprendere a vivere nonostante tutto, ma la risurrezione non è semplicemente tornare alla vita di prima. Certamente è tornare alla vita, riprendere a fare quello che si faceva prima, ma come persone nuove. Noi siamo sempre quello che siamo già stati. Ma quello che saremo dipende da come oggi consideriamo quello che siamo stati alla luce della Pasqua, con lo sguardo della fede, cioè la fede che abbiamo accolto nel battesimo, la fede nella vita nuova, nella vita piena.
nella pienezza. La nostra vita, ogni vita vista alla luce della Pasqua, diventa la vita in pienezza. Nella fede del battesimo, quindi, la nostra vita si apre ben oltre la nostra professionalità, ben oltre le nostre attività, ben oltre tutto quello che possiamo fare o essere oggi o domani, perché la nostra fede, il battesimo in cui siamo stati immersi nella Pasqua di Cristo, ci dona uno sguardo nuovo, uno sguardo ulteriore, che vede tutto in prospettiva dell'eternità. E se gli apostoli quella notte non avevano preso neppure un pesce, se non avevano riconosciuto il risorto, è perché lo sguardo di fede, lo sguardo rivolto verso l'eternità, non è una cosa immediata, nemmeno per chi ha fatto esperienza, no, della fede, nemmeno per chi ha, come in questo caso, visto il risorto. Lo sguardo rivolto all'eternità è un dono del risorto che ci viene sempre offerto, e soprattutto quando tutto ci sembra inutile, come questi apostoli che vivono questo brusco passaggio dal niente al tutto. Ecco, oggi il risorto viene a stupire anche noi, superando ogni nostra attesa e dandoci un segno del suo amore che ci sorprende. Come per questi apostoli, quella rete piena di pesci è segno della Pasqua, proprio come lo sono stati quei segni della Pasqua che erano stati il sepolcro, le bende per terra, il sudario piegato in un luogo a parte, ma anche lo stesso sepolcro vuoto per loro, no? È il segno, e per noi è il segno della risurrezione. E però in Galilea il segno della risurrezione diventa questa rete piena di pesci. Allora anche noi oggi possiamo fare questo esercizio di fede, cercare i segni della Pasqua nelle piccole cose che ci succedono nella nostra giornata. Ma non solo, il Vangelo ci mostra il modo in cui il risorto si fa presente tra i credenti nel darci il segno pasquale più autentico della nostra fede battesimale. E qual è? È l'Eucaristia. E questo testo, questo brano del Vangelo ce lo mostra con grande chiarezza. Gesù ha la delicatezza di preparare qualcosa da mangiare a questi cinque apostoli, un po' disperati, dopo che questi hanno ricevuto lo sguardo nuovo per riconoscerlo. E racconta l'Evangelista Giovanni, Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro. È un gesto eucaristico, spezza il pane. Abbiamo quindi tanti modi per esercitare la fede alla luce della Pasqua, ogni giorno. Ma ogni esercizio che oggi faremo, ci impegniamo a fare per riconoscere la luce della Pasqua nella nostra vita quotidiana, nel nostro giorno che passa. Ogni esercizio che faremo non potrà che portarci lì, a stare con lui e a mangiare con lui, a fare comunione con lui, con il risorto per sempre. In comunione col risorto, qualsiasi cosa che faremo, qualsiasi attività che svolgeremo, la faremo in funzione della vita eterna, perché con lui e in lui possiamo sempre risorgere a vita nuova. Buona Pasqua!